Lei è certo della non esistenza di Dio? No, no, io non sono certo della non esistenza di Dio, ma quando mi chiedono se credo in Dio, evito di rispondere sì o no. E prima mi preoccupo di chiedere che cosa intende colui che me lo chiede per Dio, perché di divinità e di concezioni della divinità ce ne sono tantissime. Allora io, per esempio, non ho nessun problema, nonostante sia presidente onorario, perché poi io in realtà l'associazione fa tutto da sola, no? E appunto io mi onoro di essere presidente onorario. Però quando dico di non credere in Dio, non mi vergognerei di dire di credere, per esempio, in quello che il Papa chiama il Logos, con la L minuscola, la lambda minuscola, no? Non con quella maiuscola, perché non credo che ci sia un Logos incarnato, ma Logos vuol dire solo ragione, no? E nel suo famoso discorso di Ratisbona il Papa la traduce così, per 40 volte dice ragione, ragione. Ora, se uno scienziato non credesse che il mondo è retto da una ragione, se vogliamo usare questi termini che sono quelli religiosi, ma il suo lavoro sarebbe inutile, no? Perché lo scienziato ricerca per l'appunto testimonianze di questa ragione in quelle che poi si chiamano leggi della natura, no? O leggi della fisica, della chimica, della biologia, no? Quindi in quel Dio lì, se uno mi dicesse tu credi nel Logos con la L minuscola, cioè credi che il mondo sia ordinato e che sia razionale, direi di sì. E allora è per questo che è difficile dire sono ateo o sono credente, dipende da cosa significa. Sono ateo e credente a seconda delle concezioni, però non credo in Gesù Cristo, se è questo, no, che intendevo. Secondo lei tutto quello che succede quindi ha una ragione che può essere spiegata, diciamo. Insomma, lei tutto quello No, che ci no, accade ecco. ha una. Credo che tutto ciò che accade abbia una ragione, ma che non tutte le ragioni possano essere spiegate, perché noi in fondo basta guardarci, cioè anche coloro che hanno un testone così, no? Ce l'hanno poi sempre così, no? Quanto c'è di cervello, no, dentro la nostra testa, no? Meno di 2 litri, no? Un po' più di 1 litro, quindi non è che sia moltissimo. La ragione cosmica ovviamente in qualche modo ci sovrasta, ci trascende, e in questo senso è l'analogo della divinità dei credenti, no? È qualcosa di molto superiore, no? A quello che noi possiamo intuire e capire. Quindi la scienza, certo, può capire qualche verità, può intuirne qualcuna, scoprirne qualcuna, ma sarà sempre qualcosa di finito nei confronti, se non dell'infinità, perlomeno dell'illimitatezza di tutte le cose che ci sono ma che non si possono conoscere. Quindi forse siamo anche umili nei confronti della natura, no? E sappiamo che sappiamo poco e che certamente mai sapremo tutto, no? A differenza forse di coloro che credono, perché a volte puoi spiegare i miracoli, sembra quasi che uno sappia quasi tutto, c'è un buchetto, no, nella sua conoscenza, allora quello lo si tura così. Noi abbiamo altro che buchetti, abbiamo delle falle enormi. Ma lei nei confronti di chi crede che atteggiamento ha? C'è comunque un grado di tolleranza, no? Perché Beh, ci credere, mancherebbe altro, cioè, ciascuno può credere, purché non impongano a me di credere, no, io certamente no. Tra l'altro la differenza tra i no? Lei però una credenti. volta ha detto, o ha scritto, la religione è una superstizione infantile. No, questo era Freud che diceva in Ah, realtà, lo no? dice Cioè, Freud, sì, eh? io citavo spesso, no, queste cose, anzi lui dice che Forse è Einstein lo disse. una psicosi addirittura, no? Infantile. Collettiva, no? Così. Però io nei confronti dei credenti individualmente naturalmente mi comporto, credo, no? Benissimo, per esempio ho fatto un pellegrinaggio addirittura, sono andato a piedi dai Pirenei, da Roncisvalle fino a Santiago di Compostela, uno dei classici pellegrinaggi, no? Così, 800 km a piedi, insieme a un credente, anzi a due, perché loro hanno fatto la staffetta, io l'ho fatto da solo, no? A Valzania, che all'epoca era direttore di Radio 2 e Radio 3, e lo storico Franco Cardini. E abbiamo fatto questo percorso più di un mese in cui ogni sera discutevamo, e naturalmente anche durante il giorno, no? Alla radio facevamo queste trasmissioni, per confrontarci, per far vedere che si può benissimo camminare insieme, no? Credenti e non credenti, anche perché siamo tutti uguali. Certo che se arriva, facciamo l'esempio dell'islamico perché è più facile, ma anche i cristiani da questo punto di vista non sono stati male nel corso della storia, con una scimitarra o con un fucile che cerca di impormi la sua religione, allora Allora lì c'è, questo è però quello è differente. un discorso a parte, Quello è diciamo, no? diverso, e Cioè, soprattutto gli atei in genere non cercano di fare la questo. violenza Cioè, legata alla religione poi viene anche, questo diciamo, è uno dei utilizzata a fini problemi, politici, quello è tutto certo. un altro discorso, diciamo, un altro livello È un by-product, come si fuori dice dal in tema inglese, religioso. certo, un Senta, ho letto che lei ha sottoprodotto. fatto 4 anni di seminario Sì, ma da bambino, da bravo. bambino. Sì, perché volevo fare il papa da bambino, no? Ah, Cioè, addirittura. certo, Poi scusi, cos'è successo? è successo anzitutto che sono cresciuto, quindi per me era una cosa infantile, e noto però che almeno 120 persone al mondo, no, hanno gli stessi desideri e sperano, no, ardentemente di diventare papa, e sono ovviamente i 120 cardinali elettori.
Mori, no, che al prossimo conclave, no, si contenderanno la cosa. Nonostante fin di Moretti non credo che ci sia nessuno che nel momento in cui fosse eletto direbbe oi 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 non ci voglio stare. No? E poi soprattutto è arrivato il Concilio Vaticano II nel 62, ho capito che per gli italiani non c'era più speranza, infatti avevo ragione come dimostrano gli ultimi due papi, allora me ne sono andato.